Secondo lei, Presidente, le nuove generazioni hanno ancora molto forte il senso dello Stato e quindi di quella che è stata la resistenza? Ma io credo che dalle parole del Presidente della Consulta degli Studenti, credo che abbiano grande consapevolezza e coscienza di quello che oggi noi abbiamo celebrato. Ma se non avessero questa coscienza e questa consapevolezza è demerito nostro, insomma, questo è fuori discussione. Per cui credo, come in chiusura del breve discorso, insomma, ho detto che l'albero della memoria non deve essere sradicato, e guai a chi attenta all'albero della memoria. Oggi noi viviamo una nuova resistenza contro i trafficanti di vite umane, contro gli evasori, perché no? Perché gli evasori attentano alla vita civile di un paese, contro chi? Contro la malavita organizzata, contro i corrotti. Ebbene, io credo che questa sia una nuova resistenza. I ragazzi hanno la sensibilità giusta per capire tutti questi temi e tutti questi argomenti, e se non fosse così dobbiamo essere noi a metterci a disposizione dei giovani. Celebrando questa giornata della Resistenza, il ricordo di tanti che hanno dato la vita per l'unità nazionale e per l'affrancamento dallo straniero, secondo lei la città di Salerno oggi, anche tra tanti pericoli, tra tante minacce legate all'illegalità, conosce, riscopre l'alto senso dello Stato? Non solo l'alto senso dello Stato, ma anche e soprattutto l'alto senso della solidarietà. Lei prima faceva riferimento ai caduti che ci sono ancora oggi nel nostro Mediterraneo insanguinato, che invece dovrà tornare ad essere un mare di pace. Quindi il 25 aprile costituisce un momento che dalla memoria passa al futuro, e che il futuro ci deve insegnare che sulla base di quei principi solidaristici che videro uniti tutte le forze politiche democratiche, rivede anche oggi l'unione delle forze politiche, delle istituzioni, per un rinnovato senso della democrazia, della libertà e della solidarietà. L'associazione Marinai, puntuale all'appuntamento come ogni anno con il 25 aprile, una data storica che chiaramente l'associazione non può non tenere a cuore, e quindi garantire una presenza incisiva in tale kermesse. Sì, è importante per noi partecipare, e perché la società civile possa comunque sapere che attraverso anche la nostra associazione, che ovviamente è datata per quanto riguarda le persone che ne sono componenti, e vogliono partecipare a un evento che è vero, è un evento molto importante, e che dimostra che attraverso questi momenti purtroppo tragici tra il 43 e il 45, che ha visto anche una guerra fratricida, e devo dire comunque ha portato il risultato di avere un'Italia libera. Un'Italia, siamo nella Repubblica, quindi un esercizio democratico è più importante di una dittatura. Vogliamo comunque dire che noi vogliamo rappresentare i valori dell'Italia, l'Italia unita, non i valori provinciali, ma quelli della nazione e della nostra patria, perché se si sentono questi valori probabilmente anche i fatti politici attuali potrebbero avere un contenuto diverso. Comunque, viva l'Italia! Ingegnere Alberto Fienga, lei è il presidente del CANA, il centro astronomico Neil Armstrong, quindi guarda il cielo, però oggi lo vediamo chiaramente con la divisa, l'uniforme della Marina, o meglio dell'associazione della quale lei fa parte. Un suo commento su questo importante momento? Ovviamente io non potevo dimenticare la Marina, e per questo sono orgoglioso di essere nell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia. Il Presidente è un mio compagno di corso, eravamo insieme in Accademia Navale, abbiamo fatto il servizio militare in Marina, e siamo orgogliosi che la Marina ogni giorno in televisione o negli altri commenti giornalistici sia sempre valutata per la
soccorso ai migranti, perché come sa benissimo ogni marinaio, militare o civile, chiunque è a mare ha una difficoltà, deve essere soccorso, di qualunque razza, di qualunque religione, di qualunque, a qualunque diciamo, stato appartenga. E questo ci onora, perché diciamo, la nostra Marina fa di tutto per evitare che almeno non ci siano più le stragi che diciamo, ogni giorno insanguinano il Mediterraneo. E la nostra resistenza, che celebriamo oggi con la liberazione dal nazifascismo, è il simbolo di quello che dovremmo e potremmo fare anche per coloro che cercano una speranza di libertà e di vita migliore. Thank you.